Buonasera a tutti. Allora, comincio col ringraziare tutti voi che avete voluto accogliere l'invito ad essere presenti questa sera per far sentire la vostra voce e la vostra vicinanza agli amici ucraini. Ringrazio naturalmente tutte le autorità militari, le autorità religiose, tutti i sindaci, gli amministratori, i consiglieri regionali presenti e ringrazio particolarmente i cittadini ucraini che da alcuni anni sono residenti qua a Quarnier e che sono presenti con noi. Carissimi amici, queste sono ore, sono giorni di grande apprensione per il futuro del popolo ucraino, sottoposto ad una durissima prova. In questa settimana, come tutti voi, ho seguito tutti gli speciali che insomma, le varie televisioni trasmettevano sulla guerra appena iniziata, per capire che cosa stava succedendo e soprattutto per cercare di capire come andranno le cose nel prossimo futuro. Ecco, tra tante immagini che mi hanno colpito, una in particolare, un breve filmato che raccontava la situazione di un orfanotrofio di Kiev. Un orfanotrofio dove sono ospitati decine di bambini, molti bambini neonati, altri più grandicelli, la maggior parte dei quali sono disabili. Ecco, quando le sirene a Kiev incominciano a suonare, gli operatori di questo orfanotrofio con grande fatica prelevano tutti i bambini e li portano nel seminterrato, dove hanno allestito dei lettini di fortuna. E lì, insieme a questi bambini, attendono che le sirene smettano di suonare. E così ho pensato alla paura che devono provare questi bambini, che sono lì e che non hanno neppure l'abbraccio della loro mamma. E poi ho pensato anche all'angoscia di quegli operatori, che una volta tornati in superficie, finito il loro turno, tornano verso casa con la speranza, ma non la certezza, che i loro cari e i loro bambini nel frattempo siano riusciti a scampare all'ultimo attacco, che siano ancora vivi, che siano lì a casa ad aspettarli. Quegli stessi bambini che loro magari non hanno potuto proteggere proprio per proteggere figli di altri. E di fronte a questa immagine io mi chiedo questo: ma è questo il mondo che noi vogliamo lasciare alle future generazioni? Che cosa pensano di noi adulti questi ragazzi, questi bambini? Che cosa possono pensare? Questa è una guerra stupida, fatemela dire, come tutte le guerre. Perché non esiste, non è mai esistita una guerra con delle ragioni giuste. È semplicemente una guerra portata avanti per l'interesse di pochi, per degli interessi economici. Ma noi non possiamo consentire che un interesse economico, un interesse personale, metta a rischio la vita delle persone. Quindi è per questo che è importante essere qui questa sera, era importante ieri sera essere a Rivarolo, la sera prima ancora a Castellamonte e in tutti i luoghi in cui ci ritroveremo nelle prossime settimane per dire no alla guerra. Noi questa guerra non la vogliamo, non la vogliamo per noi, ma non la vogliamo per tutta l'umanità e soprattutto perché dobbiamo lasciare ai ragazzi un mondo migliore di quello che stanno trovando in questo momento. Siamo usciti, o meglio stiamo uscendo, con grande fatica da una pandemia che ha cambiato il nostro modo di essere, ha cambiato il nostro modo di vivere. Hanno detto che ne saremmo usciti migliori. Beh, se questi sono i risultati, probabilmente non è così. Ma di fronte a questa evidenza noi comunque non ci dobbiamo arrendere. Dobbiamo continuare ad insegnare ai nostri figli che ogni momento della vita è degno di essere vissuta e soprattutto ogni vita va difesa. Quindi davvero, chiediamolo tutti insieme a gran voce, non nascondiamoci dietro alla convenienza delle scelte facili, delle scelte che insomma
ci portano a dire tutto sommato noi qua stiamo bene lo stesso, che cosa ci importa? E invece ci deve importare e lo dobbiamo dimostrare tutti i giorni. Quindi davvero, diciamolo tutti insieme, no alla guerra e sì alla pace. Grazie. Buonasera a tutti. CGIL e CISL e UIL del Canavese sono presenti in piazza insieme alle associazioni, ai movimenti, ai partiti, ai sindaci e alle amministrazioni di altri comuni, alla cittadinanza, all'amministrazione comunale di Cuornier e alla sindaca, che hanno organizzato questa manifestazione per chiedere di fermare immediatamente la guerra in Ucraina e far partire un vero processo di pace, attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia in sede europea e in sede ONU. Dobbiamo cogliere quello che c'è di positivo in mobilitazioni come quella di oggi per consolidare i valori democratici attorno all'Europa affinché propositi diversi convergano verso un fine comune di sostegno e di solidarietà. Il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. È fondamentale la questione che riguarda la tragedia dei profughi. È fondamentale perché crediamo che non solo l'Italia, ma tutta l'Europa dovrà prepararsi per accoglierli. Quello che sta succedendo non lascia le cose come prima. E se vogliamo sconfiggere la cultura della guerra, dobbiamo anche essere in grado di realizzare quelle modifiche, capaci di costruire un'Europa sociale, un'Europa in cui non solo il problema dei profughi, ma quello in generale dell'immigrazione diventi uno dei fondamenti per politiche diverse da quelle realizzate finora. La pace e il ripudio delle guerre deve essere la priorità dell'agenda politica italiana, europea, mondiale. L'Unione Europea deve agire ispirata dai suoi principi costitutivi e la difesa di pace e democrazia. Le guerre uccidono. Le guerre dividono ancora di più i ricchi dai poveri. Facciamo tacere le armi. Alziamo la bandiera della pace. Grazie.